Carissimi utenti, buongiorno, qui collegati dallo stadio comunale Leonardo di Biccari ad Orsara di Puglia. Ecco nelle immagini il Real Orsara del sonno che scende in campo. Ecco che abbiamo anche i tifosi qui che incitano la propria squadra. Real Orsara che scende in campo con Di Benedetto, Cericola, Iatarola, Martino, Curcio Fedele, capitano, Curcio Fedele, Poppa, Solomita, Frisoli, Filasetta, Rezzolla, Robusto, Trivisano, Sorace, Cericola, Altieri, Del Priore. Come dicevo, presidente del sonno, vicepresidente, segretario colonnello, vicepresidente Solomita. Dottore Solomita, per quanto riguarda il Monteleone di Puglia, Castagnozzi, Guerriero, Alborelli, Cardinale Alessandro, Cardinale Antonio, Taggio, Grasso, Riccio, Volpe, Bruno, Castagnozzi, in panchina Indindoli, Pollastrone, Giannasso, Pastore, Grillo, allenatore Indindoli, presidente Volpe. Carissimi utenti, inizia la partita col Monteleone di Puglia in azione. Pallone che viene subito lanciato in profondità, ma riconquistato dal numero 1 Di Benedetto. Di Benedetto in gioco. Il lancio in profondità, pallone che viene criptato dai giocatori rossoneri. La sfera lanciata a centrocampo. Di nuovo il Real Orsara in azione. Pallone condotto a centrocampo dal numero 6 Fedele Curcio. La sfera al numero 11 Giuseppe Rezzolla, il lancio in profondità, una triangolazione fa volare la squadra di casa in area di rigore, palla lanciata nelle mani del numero 1 Castagnozzi che blocca. Siamo nei primi minuti di gioco, risultato fermo sullo 0-0 con un pubblico molto giovanile, pallone che termina fuori. No, riconquistato dai giocatori rossoneri che avanzano in area di rigore. Di punta il numero 9, ossia Volpe, ma la palla poi viene intercettata. Ecco appunto le vuvuzele. Le vuvuzele dei tifosi che cercano di incitare al ritmo di musica i propri beniamini. Di nuovo in azione la squadra del Real Orsara. Pallone che termina fuori. Il lancio. Real Orsara di nuovo in azione. Palla che viene fermata dal numero 7. Poppa. Pallone al numero 4 Martino. Marco Martino. La palla a centrocampo lanciata in profondità. Sfera che viene fermata però la difesa rossonera. Interviene il portiere Castagnozzi che blocca per il Monteleone di Puglia. Il lancio di sinistro, sfera che giunge oltre il centrocampo. Di nuovo i rossoneri in azione con il numero 7 Grasso. Cerca di proseguire e piazza la palla ai limiti. La palla viene fermata e deviata, sfera che termina fuori. Di nuovo il Monteleone di Puglia in azione, il tiro fermato, ancora attenzione il Monteleone con Grasso e Volpe ci provano, il tiro di sinistro, l'interno destro termina alto sulla traversa. Fondo area. Batte Vito Di Benedetto, il portiere che ha rappresentato finora la massima garanzia in porta per il Real Orsara, il numero 3 Daniele Iatarola fa terminare la palla fuori. Ricordiamo 7 punti, prima posizione per il Real Orsara, primi in classifica, leadership che sta guidando dall'inizio del campionato, una squadra che ha un tecnico davvero eccellente.
e un presidente che conduce insieme a tutta la struttura societaria la squadra in modo fenomenale. Di nuovo il Real Orsale in azione, si continua a produrre gioco, una triangolazione porta il Real Orsale in avanti. Fallo secondo l'arbitro, punizione. Intanto vedete gli striscioni preparati dai tifosi, lasciate ogni speranza voi che entrate. Benvenuti all'inferno, forza Real Orsara, questo è un Instagram ed ecco i rossoneri in azione. Il lancio, pallone deviato, fuori, ed ecco che il pallone termina fuori. Rossoneri in azione, pallone in area di rigore, sfera fermata, ed ecco il numero 7, Real Orsara in azione di gioco. Monteleone che ci prova, cerca una triangolazione, deviata la palla nelle braccia del numero 1 Vito Di Benedetto. Il lancio, pallone a centrocampo. Sfera a centrocampo, di nuovo in gioco. Il cross lanciato in profondità. Sfera che termina fuori. Real Orsara in azione. Pallone al numero 7, Poppa. Luca. Ci si prosegue ed ecco che si cerca di viaggiare in velocità. Attenzione, scatta il contropiede. Monteleone con Grasso che va vicino al gol, ma la palla termina al lato. Real Orsara di nuovo in azione. Di Benedetto, il lancio di sinistro. Real Orsara in azione, il lancio fermato, di nuovo in gioco il pallone nelle braccia del numero 1 Vito Di Benedetto, che ha rappresentato sicuramente finora la massima garanzia in porta. Il lancio che giunge a centrocampo, Solomita svetta di testa, la palla poi termina di nuovo a centrocampo. Rimessa laterale, batte il numero 3 Alborelli. La finta del numero 10 Bruno non produce gli effetti sperati. La palla di nuovo in possesso della sfera della squadra di casa. Pallone al numero 5 Fedele Cuccio, il capitano. Il lancio in profondità. Sfera che termina fuori. Il lancio ribattuto, rimessa laterale, pallone al numero 4 Marco Martino, ottima girata, pallone al numero 11 Filaseta, ed ecco che Solomita lancia il pallone sul laterale sinistro. Real Orsara di nuovo in azione, attenzione, palla al centro del rigore. Real Orsara che va vicino al gol. Real Orsara che stava sbloccando il risultato. Bravo! Stava sbloccando il risultato proprio il numero 11 Giuseppe Rezzolla vicino al gol. Intanto c'è un fuorigioco. Inizia ad applicare il fuorigioco il Real Orsara, tentando di bloccare tutte le iniziative da parte del Monteleone di Puglia. Fallo, punizione sul fallo commesso sul numero 4 Marco Martino. Il tacco, bravissimo il tacco di Solomita alla grande, un tacco sofisticato, raffinato, che pone in essere una dinamica di gioco a ritmo incalzante. Si propone di nuovo in area di rigore il Real Orsara. La palla termina fuori, secondo l'arbitro
e rimessa laterale. Donato Cericola, pallone per Solomita, ancora in gioco però il Monteleone di Puglia che ruba palla e si avvia verso l'area di rigore. Il lancio in profondità del numero 4 Cardinale, pallone in area di rigore, sfera che però poi alla fine Marco Martino riesce a intercettare. Fondo area, batte il numero 5 Fedele Curcio che è il capitano della squadra del Real Orsala, una compagine che rappresenta la novità nel panorama del calcio italiano. Attenzione, il Monteleone di Puglia avanza ma non trova nessun varco. Pallone al numero 2, ossia Donato Cericola, il lancio in profondità, Solomita, grande giocata la sua di Paolo Solomita, eccolo nelle immagini, giocatore di classe, pallone a centrocampo. Di nuovo il Real Orsala in azione, si cerca una triangolazione. Pallone in verticale, si era fermato a centrocampo. Il lancio del numero 8 Riccio, pallone nelle braccia del numero 1 Di Benedetto. Mettici una botta qui. Lancio in verticale. Pallone nelle braccia del numero 1 Vito Di Benedetto. Pallone oltre il centrocampo. Svetta di testa il giocatore Paolo Solomita. Ottima la sua intenzione di gioco. Ha impiegato tutte le energie per svettare di testa un pallone ottimo per i suoi compagni di gioco. Ancora Paolo Solomita nelle immagini. L'arbitro fischia però la punizione a favore del Monteleone di Puglia. Batte il numero 3 Alborelli. Alessandro che di sinistro lancia il pallone verso l'area di rigore. Pallone al numero 5 Fedele Curcio, il quale costituisce, attenzione, c'è un disguido in area di rigore, Monteleone di Puglia che... bravo! Attenzione, vediamo cosa succede, cosa decide l'arbitro, però la palla ha attraversato tutta l'area di rigore ma non ha avuto riscontro. L'arbitro ha deciso per una punizione. Punizione, batte Vito Di Benedetto il sinistro. Fallo. Fallo. Punizione. Fallo. Per il Real Orsara. E adesso c'è una grande possibilità per la squadra di casa di poter passare in vantaggio. Ecco nelle immagini. Attenzione, la panchina del Real Orsara. Real Orsara in azione, Solomita. Pallone in area di rigore, la possibilità di poter da parte del numero 11. Rezzolla vicino al gol. Rimessa laterale. Ancora il Real Orsara in azione. Il cross. Pallone fermato. Ecco il capitano, il numero 5. La palla gestita molto bene sulla fascia destra. Mette in gioco Rezzolla. Il pallone termina fuori. Rimessa laterale per i rossoneri che adesso si cerca di lanciare in avanti. Monteleone di Puglia in azione. Sta a bacio. Non vedo quando la scaccia qua. Sfera in alto. Bravo, bravo il giocatore del Real Rossara. Trova di fronte il centrocampista del Monteleone di Puglia.
quale tira Rasoterra, un pallone molto teso nelle braccia del numero 1 di Benedetto. Calma, Robbe, calma, gira, gioca! C'è un fallo a centrocampo, secondo l'arbitro è punizione. Rossoneri in avanti con il numero 5 Cardinale Antonio, che batte la stessa punizione. Il destro. Pallone per i rossoneri. Tiro finale, bravissimo il portiere. Grande parata. Ancora il Monteleone. Grande parata di Di Benedetto, che come ho già detto rappresenta un pilastro vincente in area di rigore. Ed ecco appunto Curcio, capitano, avanza. In questo momento stiamo assistendo appunto ad uno sbilanciamento della difesa del Monteleone e quindi la possibilità di creazione di ulteriori spazi per la squadra di casa del Real Ossara, che sta tentando in tutti i modi di poter sbloccare il risultato. Il lancio pallone al numero 2 Donato Cericola, sfera che in questo momento il numero 11 Rezzulla avanza. L'arbitro fischia la rimessa laterale. Monteleone di Puglia in azione, nulla di fatto. Stiamo assistendo ad una variazione per quanto concerne la reazione del Real Ossara e quindi diciamo che in un certo senso la pressione si sta facendo più asfissiante, il ritmo più ingalzante, c'è un controllo maggiore da parte della squadra di casa. Bravo, bravissimo Paolo Solomita alla grande, fallo su di lui, un dribbling, supera due calciatori e infatti fa notare all'arbitro che è stato trattenuto. Fallo, grande calciatore, un giocatore davvero dotato di spiccati doti tecniche elevate. Fedele Curcio batte la punizione. Il lancio, pallone ai limiti, bravissimo Paolo Solomita, si trova nei tempi con il tiro, ma la sfera però viene ribattuta, palla fuori, anzi mantenuta in gioco dal Real Ossara. Bravissimo Paolo Solomita, ottima giocata ed ecco Filaseta, una grande occasione propizia. Pallone numero 5 Fedele Curcio. Rezzolla alla triangolazione col numero 9 Fisoli. Pallone ancora per Rezzolla, ci prova, corner e c'è la possibilità, l'opportunità. Bisogna rivedere le immagini per questa iniziativa singolare del giocatore Rezzolla. L'arbitro ha decretato il corner ed ecco appunto Castagnozzi il lancio. Bravo, bravo il giocatore, il numero 5 Fedele Curcio, c'è l'avanzata, la palla fermata, Fedele Curcio, palla al numero 9 Frisoli. Rossoneri in azione, sta laterale. Rimessa laterale. Arbitro.
però. Signora, Iatarola, scusate, c'è il numero 3, Alborelli. Il colpo di spalla, la palla termina fuori. Rimessa laterale per la squadra del Real Orsana. 1-2, il lancio in verticale a centrocampo. Una serie di triangolazioni pongono in essere un gioco a favore del Monteleone di Puglia, che avanza. Il cross ribattuto da parte di Fedele Curcio ed è corner per il Monteleone di Puglia. Corner dalla bandierina, ci prova il numero 7, Grasso. L'arbitro attribuisce il fondo aria. Risultato fermo sullo 0-0. In lancio. Palla fuori. Rimessa laterale. Riparte la squadra di casa del Real Orsana. Pallone al numero 11, Rezzolla. Deviazione. Fammi stare zitti. Occhio. Monteleone di Puglia che va vicino al gol ma trova di fronte il portiere Di Benedetto, che costituisce davvero un pilastro vincente in area di rigore. Palla fuori. Monteleone, bravo Di Benedetto, e il Monteleone di Puglia passa in vantaggio con il numero 9, Volpe. Si riparte con il Real Orsana, che pone in essere un tiro da centrocampo. Pallone parato da Castagnozzi. Bella triangolazione questa. L'iniziativa da parte del Real Orsana. Pallone in area di rigore. Sfera ribattuta. Secondo l'arbitro la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco. Occasione propizia per il Real Orsana di poter realizzare il gol. Ci prova adesso la squadra di casa partendo dalla rimessa laterale. La palla al numero 9, Frisoli. Il cross in area di rigore per Rezzolla, ma interviene Castagnozzi che blocca. Il sinistro, bravo il numero 2 Donato Cericola. Di nuovo in azione il Real Orsana, ma il Monteleone di Puglia ruba palla e si rilancia in avanti con il suo numero 9, Volpe. Il tiro del numero 8, Riccio. Pallone che termina al lato. Nulla di particolare in questa iniziativa offensiva che sfocia nelle braccia del numero 1 Di Benedetto, il quale adesso si accinge a lanciare il pallone da fondo area. Anzi, è proprio il capitano che si responsabilizza di lanciare il fondo, Curcio Fedele. Nelle immagini il suo destro. Si è attaccato al corpo. Sto facendo poco casino. Anno mio! Di nuovo in azione il Monteleone di Puglia. Bravo il portiere, bravissimo Di Benedetto. Intanto arrivano altri tifosi
qui allo stadio, come si può vedere dalle immagini, con le proprie bandiere. Ed ecco che il lancio, pallone oltre il centrocampo, si continua a sventolare nonostante l'1-0. Tifosi che sono all'avanguardia. No, ma faccio mettere la crisi. Rimessa laterale. Mettiamo la palla. Ah, dai, si è messo. Ma non c'è. Il lancio in verticale, l'opportunità per il Lello Saltino finale, attenzione, bravissimo il numero 10 Luca Filaseta, il quale grande la sua giocata all'esterno destro, ma è stata molto bella nel complesso l'azione di gioco offensiva. Pallone in mano di Castagnaccio. Castagnozzi, scusate. Il tacco del Monteleone di Puglia. Sfera al numero 5. Fallo punizione secondo l'arbitro. Ma frescano poi qua. Ah, bandiera mica fuori. Il lancio. Ma che merda di quello. Se fanno dato. Ancora la squadra del Real Orsana, c'è l'opportunità di poter lanciare il numero 10 in profondità. Di nuovo Real Orsana in azione, che si difende molto bene. Adesso è cambiata la strategia della squadra di casa, che punta più ad un gioco offensivo e si rilancia in avanti con Rezzulla. Ecco Rezzulla, passaggio arretrato. La palla in profondità, la finta. Fallo, punizione. Sì, però hai capito un problema che sta a Federico. Federico, stai creando. Ma che impedito! No, Matti, testa c'è! Ma te l'ando qua, fa questa, ha messo su Sicilia. Chirecchia. Cardinale in azione, in lancio. Pallone in area di rigore. L'arbitro però fischia un fallo avvenuto all'interno della rigore. Si riparte con la manovra offensiva del Real Orsano, bravissimo il numero 11 Giuseppe Rezzulla. Ci si rilancia in avanti. Bravissimo Solomita, attenzione il tacco splendido del numero 10 Filaseta, bellissima questa iniziativa da un punto di vista tecnico. Di nuovo il numero 3 Iatarola, quindi abbiamo davvero un tridente fenomenale con Isoli numero 9, Filaseta numero 10, Rezzola numero 11, gestiti dal regista Solomita e da Poppa sul laterale destro. Punizione a fuori del Monteleone di Puglia. Chi avanza? Oh, Cristian, scoppolo qua di dentro. Mi piace, ma ci sti mastri. Vabbè, niente. Adesso in azione Filaseta. Il lancio in profondità non è fermato. Rossoneri in azione. Mica ci sono. Cosa? Di Benedetto, il lancio al centrocampo, fermato dal numero 4 Martino. Rimessa laterale. Donato Cericola. Controfallo. Quindi un Real Orsana che in questo momento sta cercando di imprimere la propria iniziativa offensiva contro il Monteleone di Puglia.
batte il numero 3 Alborelli. Mannaggia Razzi, sta facendo nervosi sta palla. Alborelli in azione, c'è una sostituzione, attenzione, sulla panchina del Real Orsara. Esce il numero 2 Donato Cericola, entra il numero 16, eccolo nelle immagini, Emanuele Altieri. Altieri entra in campo, new entry, intanto rimessa laterale a favore dei biancorossi, anzi punizione secondo l'arbitro. In lancio, pallone in aria, attenzione, fallo, ai limiti secondo l'arbitro è punizione a favore del Monteleone di Puglia. Castagnozzi, il lancio di sinistra, attenzione Real Orsara che continua ad esercitare un'azione di pragmatismo a centrocampo. Deviazione, palla fuori. Deviazione, rimessa laterale. Battono i rossoneri. Bravo il numero 3, attenzione anche il numero 4, in questo caso Martino. La palla viene spazzata fuori. Ancora in azione di gioco, i rossoneri avanzano, pallone deviato. Rimessa laterale biancorossa. Ed ecco di nuovo solo Mita, lancia di sinistro, pallone fermato. Di nuovo in avanti la squadra di casa, il Real Orsara in azione. Di nuovo in avanti il Monteleone di Puglia. Di nuovo il numero 5 Fedele Curcio, c'è un errore del Monteleone di Puglia ed ecco che scatta il contropiede, il lancio del numero 7 Poppa per il numero 10 Filaseta. Quando l'azione va di nuovo i rossoneri in azione, punizione, i rossoneri in avanti, il cross in area di rigore ribattuto, pallone che termina fuori, rimessa laterale a favore della squadra ospite, batte il numero 3 Alborelli, sfera in area di rigore, tiro finale del numero 4 Cardinale ma non produce gli effetti sperati. Curcio sul pallone, Fedele Curcio capitano, il destro. Grande lancio in profondità, il Real Orsara ci riprova, si riapre un varco, la palla al numero 8 Solomita, palla in alto, pallone ancora in gioco a Marco Martino. Marco Martino, pallone, un cross raso terra che poteva generare una variazione di gioco nell'area di rigore.
non lo so, ce la faccio. Ancora bianco rossi in azione. Di nuovo il lancio. Fallo, punizione. Punizione per il Real Ossara. Prova ad eseguire un'azione degna di nota. La palla viene piazzata nel centro dell'area di rigore. Numero 4, Marco Martino. Ci prova. Il destro. Bravo, ci prova. Solomita ancora in azione. Il Real Ossara. Monteleone che però tenta e poi c'è un fallo secondo l'arbitro. Punizione. Si riparte con Altieri. Altieri in azione. Il destro. Solomita in area di rigore. Real Ossara vicino al gol con il suo numero 10, Luca Filaseta. Bravo, bravo il numero 5, Fedele Curcio. Che hai fatto? Quindi qui allo stadio le vuvuzze vanno di moda, allo stadio di Ossara di Puglia. Ecco i giovani qui che ci sono vuvuzze di qualunque tipo, anche quelle a colori. 10 palloni in campo. Ce l'hai fatto? A me non nasce potente questo. 3 palloni. Ma oggi dei cinesi, ma già pitano su questo. Il tiro di sinistro. Fuori gioco secondo l'arbitro. Punizione. Batte di Benedetto. Il lancio di sinistro. La triangolazione. Solomita. Pallone fuori. Ancora il Real Ossara in azione. La palla verso i limiti dell'area di rigore. Ancora Altieri, bravo il suo destro. Termina in profondità. Passaggio arretrata di Benedetto. Curcio. Altieri. Ed ecco che scatta il contropiede. Attenzione. Contestazione del pubblico. Contestazione del pubblico per aver fischiato questa posizione irregolare. Solomita si lamenta. C'era un'opportunità per realizzare il gol. Tu trovi un buono malato. Il cross di sinistro. Ma perché derby, scusa? Di nuovo in azione, in gioco il Monteleone. Altieri, bravissimo. Ed ecco il numero 11 avanza. Rezzolla, rimessa laterale per i biancorossi che avanzano. Punizione. Il lancio in verticale, il Real Ossara, la possibilità, fallo di mani secondo l'arbitro, vediamo cosa succede. Punizione. Attenzione, vediamo cosa sta succedendo. Calcio di rigore, calcio di rigore. L'arbitro misura la distanza, la barriera, quasi vicino alla porta.
siamo sotto porta, c'è la ghiotta occasione, batte Paolo Solomita, si potrebbe realizzare il gol. Punizione. Aspetta, Paolo, fa una palla Solomita, c'è una barriera formata da quattro giocatori, Solomita. Ci prova, di sinistro. Vicino al gol, Solomita, grande iniziativa singolare di Paolo Solomita. Nelle immagini, grande prestazione oggi qui allo stadio di Orsara di Puglia, fondo aria, Castagnozzi. Attenzione, tiro vicino al gol, vicino al gol il Real Orsara di Puglia. Stava realizzando il gol la squadra biancorossa. Il sinistro, pallone in area di rigore, pallone che poi termina sul fondo. Vai Franco! Fondo area, batte Castagnozzi. Il sinistro. Il lancio in avanti. Fallo, punizione. Allora, punizione, batte il numero 5 Cardinale sulla sfera. Cardinale Antonio, il capitano del Monteleone di Puglia. Il Real Orsara devia la palla fuori. Controfallo. Sono stati chiamati dall'arbitro diversi controfalli. Biancorossi in azione. Si riparte dalle retrovie. Pallone al numero 8 Paolo Solomita, bravissimo il suo controllo di gioco, e c'è appunto la fuga che poi viene fermata però a centrocampo. Di nuovo il Real Orsara in azione. Un Real Orsara che sta conducendo un'ottima partita, un ottimo primo tempo. Il lancio, fallo, punizione. Biancorossi in avanti, pallone per Paolo Solomita. Vai Paolo! Secondo l'arbitro è fallo. Punizione, Castagnozzi sul pallone. Il lancio di sinistro fermato. Pallone per Solomita. Nuovi biancorossi in avanti, pallonetto in area di rigore direttamente nelle braccia di Castagnozzi, che blocca il pallone. Finisce il primo tempo, grazie all'attenzione.